È stato il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, a tagliare il nastro inaugurale che ha dato il via alle visite al parco archeologico di classe. Dopo anni di attività di scavi, di restauri, di opere, di assetto idrogeologico, di ripristino del paesaggio e di utilizzo di moderne tecnologie per offrire ai visitatori la massima comprensione del sito archeologico, Ravenna e la Fondazione Ravenna Antica hanno potuto festeggiare la prima stazione del parco archeologico di classe. Centinaia di ravennati che ieri hanno potuto visitare il parco, scoprendo così l'antico porto della nostra città, il porto di Teodorico e del dominio bizantino. Beh, bellissimo, è un'operazione molto intelligente di recupero, ma anche con attenzione a renderla comprensibile. Non tutti i visitatori hanno gli occhi degli archeologi, che riescono a vedere anche quello che non si vede. In questo caso c'è una documentazione didattica, c'è una sala che aiuta a ricostruire, quindi penso che sarà una visita molto piacevole, che diventerà obbligatoria per chi viene a Ravenna. È un'operazione di recupero straordinaria, che aiuta a capire agli italiani, a tutto il mondo, che cos'era il porto di classe, l'importanza che aveva nel mondo di allora. Più di 250 navi arrivavano qua. Senta, un bel esempio di cooperazione e di collaborazione, si è parlato in questi termini poco fa. È un bel esempio, è un esempio che continuerà, stiamo lavorando anche sul museo che sorgerà dietro la Basilica Sant'Apollinare e anche quella sarà frutto di una collaborazione doverosa tra Stato e istituzioni locali. Grande soddisfazione si è potuta leggere negli occhi di Elsa Signorino, presidente della Fondazione Ravenna Antica, del sindaco Matteucci e del presidente della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna, Marco Cammelli. Noi siamo qui questa sera per un appuntamento lungamente atteso con il completamento e la restituzione alla fruizione pubblica dell'antico porto. Giunge a compimento uno degli obiettivi strategici che all'atto della nascita era stato affidato alla nostra fondazione. È un esito di radicale trasformazione del sito. Ora, tutto questo lavoro lungo e complesso è un lavoro che è stato reso possibile da una scelta che abbiamo fatto. La scelta che è all'origine di questo lavoro è la scelta del fare insieme, del lavorare insieme, cioè del raccogliere attorno allo stesso tavolo tutte le competenze di carattere istituzionale e scientifico che avevano titolo a prendere la parola su questo progetto.